Siberia, il cyberladro sta venendo verso di te. Pensavo di scrivergli stampatello, magari di un bel colore fucsia con una cornice tendente al lilla. Ehi, che razza di modi! Clover, te lo sei fatto sfuggire. Ma si trattava di una questione importante. Il lavoro di spia ruba troppo tempo alle mie attività. Clover, super spia. Filanti blu per il ballo di Pasqua? Stanno male col costume da coniglio, meglio color pesca. Le prove delle ragazze pompon sono fissate per le 4. Ho fatto girare una mail con un nuovo slogan. Brutte notizie per il club iniziative scolastiche. Il sostegno degli studenti sta diminuendo. Voglio 6 proposte per rimediare entro le 4. Alle iscritte del club di moda, Gretchen usa le cravatte da uomo come cintura. Indagate, potrebbe essere una nuova moda. Sbaglio oppure Clover si sta occupando di 1 miliardo di club diversi? 1 miliardo più 1 ha appena fondato il club degli iscritti ai club. La tua popolarità fra gli studenti ora è a livelli altissimi. C'è stato solo un piccolo calo quando ti sei iscritta al club di scacchi, ma poi è risalita dopo che hai istituito il club dei famosi. Ti ringrazio, mercoledì mi fai un altro resoconto. Sì, ai tuoi ordini. Scusa, ma non ti sembra di esagerare? Assolutamente no, faccio solo quello che mi viene naturale. Avere successo. Però tralasciando le missioni della UP. E poi non metti piede in un centro commerciale da settimane, sarai in crisi d'astinenza. E noi sentiamo tanto la tua mancanza. Che cosa ne dici se questo pomeriggio andiamo a fare shopping? Non posso, ho ben 5 riunioni di 5 club diversi. Ci vediamo a casa. Mi piange il cuore, non pensavo che le sarebbe passata la voglia di fare shopping. Assurdo. Ciao Clover, a presto! Ciao! Ciao! Ciao ragazzi! Modestia a parte, oggi ho dei capelli splendidi! Una parte di cloro e poi 2 parti di benzina. No, sono 3 parti di bromo e una parte No, forse erano 2 parti di benzina e 3 di nitroglicerina. 2 parti di bromo e 4 di cloro. Poi si alza la temperatura a 98 gradi e si passa nella centrifuga per 10,8 secondi. Vi è chiaro? Clover, sei sicura di stare bene? Ma certo, sto benissimo. Io adoro il corso di scienze, voi no? Cosa? Adori il corso di scienze? Se sei a malapena... Oh, grazie, ne avevo bisogno. Ehi, hey, Clover, sei sicura che non ci sia? Stop! Perché urlate? Non è la prima volta che ci capita. Ci chiamano per una nuova missione. E la cosa ti fa piacere? E tutti i tuoi impegni e le riunioni? Che mi importa del club della scuola? Io sono una spia! Agente di un rapporto, signor Jerry. Sergei Siberia è tornato all'attacco. Ah, è ovvio. Visto che c'è stato qualcuno che l'ha fatto scappare. Sta svaligiando una banca a Beverly Hills. Gladys? Distribuisco i supporti. Per l'affascinante Clover, il braccialetto porta fortuna multiuso. Alex potrà ciuffare tutti i furfanti grazie alle sfere annodanti da custodire comodamente nella scicchissima cintura di pelle. Per la graziosa Sam, il nuovissimo esfoliante per viso 5000, che serve anche da macchina scava tunnel, se si è in ritardo un appuntamento importante. Stringi, Gladys. Gladys, dobbiamo parlare. Eccolo, è lui, sta scappando! Non possiamo usare gli zainetti, il piccolo è stretto. Non mi serve lo zainetto. Un cyberladro si mette a rubare soldi e gioielli. Nel pomeriggio vado a giocare a basket. Quella di aprire un sushi bar a scuola è stata un'idea fantastica. Ho un debole per il sushi. Già, anche
Clover va matta per il sushi. A proposito, dove... Ho finito, ragazzi. Il rapporto tra casi chiusi e criminali in libertà è troppo basso, ma con un calcolo di algoritmi matematici le prestazioni possono aumentare perfino del 47,9%. Sushi? Non mangio quella roba. Tornando a quello che vi dicevo... Oh, ciao, Clover, ti devo parlare. Guardami, noti nulla di diverso dal solito? A me sembra sempre la stessa. Ah, non vedi che ho dei nuovi occhiali firmati? Non ti fanno schiettare dall'invidia? Due lenti in plastica trasparente con una montatura viola? No, direi di no. D'accordo. Clover, il nuovo slogan è fantastico e non vediamo l'ora di... Silenzio, non vedete che ho da fare? Oh? Aiuto! Clover, mi hai salvato la vita, che sono debitore. Clover, vieni nel nostro club. Puoi entrare. Abbiamo bisogno di una come te. Clover, se vieni nel nostro club, per favore, veniamo presi dai debitori. No, no e no. Aprite bene le orecchie. Mi tolgo ufficialmente da tutti gli stupidi, frivoli club di cui faccio parte. E non voglio iscrivermi ad altri club. E adesso, per favore, lasciatemi in pace. Oh no, il suo indice di gradimento crollerà. Lo sai bene che Clover non vuole che frughiamo nelle sue cose. E ricordi quando le ho preso in prestito il lucida labbra? Sì, lo so, ma è nostra amica e noi vogliamo aiutarla. A me sembra tutto a posto. Andiamo. No, aspetta, e l'armadio? Se cerchi le tue scarpe di camoscio, le ho prese in prestito io. Clover non c'entra, è meglio... Caspita, alla faccia degli accessori. Guarda, sono armi ad alta tecnologia. Ma perché Jerry gliela date senza avvertirci? Ops. È un gel per capelli. Ehi, è la scrittura di Clover. Queste armi le ha progettate lei. Interessante l'artiglio del ragno, l'immobilizzatore. Molte delle armi le ha già costruite. È bizzarro. Già, lo pensiamo anche noi. È geniale. Ma come geniale? Clover ha bisogno di aiuto. E noi glielo daremo. Inoltre subito i disegni all'unità progettazione armi della Whoop. Non capisci? Non ti accorgi che Clover è cambiata? Sì, altro che. È diventata un'efficientissima, ipercollaudata spia di cui tutti noi possiamo andare fieri. Prego? Dovreste seguire il suo esempio. È la nuova spia della Whoop per eccellenza del XXI secolo. Collaudo, durante il volo ho ottenuto il doppio della velocità e virate molto più precise. È un vero gioiellino. Meraviglioso. Oh, quasi dimenticavo. Camminare, ragazzi. No. Questi vanno messi al fresco. Già che c'ero, ho acciuffato anche qualche furfante. Scarseggio, non mi è venuto sonno. Ti prometto che la prossima volta avrai tutti i cattivi che vorrai, ma nel frattempo ti consegno il premio della Whoop per il 100° criminale catturato. Grazie del fermacarte, ma niente festeggiamenti. Vado subito a compiere una missione da sola. Come? Da sola? Perché non vuole che andiamo con lei? Adesso, mi dispiace, Clover, ma in pratica hai già arrestato tutti i criminali a cui davamo la casa. Sicuro, proprio tutti. Le mie doti di agente segreto sono sprecate in questo ente di serie B. Dilettanti. Ti prego, abbi pietà, ci arrendiamo. Una cosetta che ho costruito nella pausa pranzo. Splendida, davvero meravigliosa. La prossima volta impegnatevi di più. Hmm.
adesso l'ufficio di Jerry, perché ficchiamo il naso negli affari altrui? Beh, perché siamo delle spie. Intendo fare un'analisi chimica dell'impronta della mano di Clover. È olio lubrificante. Forse si è sporcata le mani sull'aereo. Sì, no? Può darsi, però sento che c'è qualcosa che non quadra. E di sicuro Clover non ci dirà di che si tratta. Ma credo di sapere chi può aiutarci. Perché ho rubato gioielli e denaro? E perché no? Sei un cyberladro e rubi microchip segreti e cose del genere. Chi ti ha commissionato questo colpo? Io non lavoro per nessuno, non l'ho mai fatto. Devi annoiarti chiuso qui dentro, non è vero, caro? Stare tutto il tempo da solo, senza aver nessun videogame con cui giocare. Ce l'avete il gioco degli assassini mutanti? Eh? Ok, mi ha ingaggiato Gerald. In un tempo gestiva la SPI. Ora si è messo in proprio. Io ho fatto da esca. Adesso mi date il videogioco. Per favore, per favore, per favore. Ha detto Geraldine? Sai dov'è adesso? Non lo so. È su un'isola galleggiante nell'oceano. Fate le brave e datemi quel videogame. Datemelo, ragazze, vi scongiuro. Si trova su un'isola galleggiante. Ci sono isole dappertutto. Chissà quale sarà quella di Geraldine. Ricordiamoci che è un'isola artificiale. Quella laggiù non ti sembra strana? Direi che anche quella tonda è sospetta. Che cos'ha di sospetto? Beh, si sta muovendo. Cosa? Andiamo! Sarebbe anche una bella invenzione se non fosse tanto lugubre. Sfogliante 5000. Vediamo un po'. Carezza. Ti sembra questo il momento di farti bella? L'ho trovato. Perforatore. Fatto. A questo punto entriamo nella tana del lupo. Il nascondiglio di Geraldine sarebbe questo. E lei dov'è? Ehi, Alex, non guardare per terra. E ti consiglio di non guardare nemmeno in alto. Siete meravigliose, immerse nella natura. Lasciaci andare, subito! Dovreste imparare ad essere più disponibili. Prendete Clover, lei è più disposta a collaborare. Ci avrei scommesso. Che cosa hai fatto alla nostra amica? L'ho solo trasformata nella migliore spia che la Whoop abbia mai avuto. Visto che con la mia squadra di super agenti non ho ottenuto risultati, ho deciso che sarebbe stato meglio distruggere la Whoop dall'interno. Mi seguite? E adesso vi dimostro com'è semplice. Così, bravo, Gione, bevilo tutto. È davvero agile il micino. Oh, adesso vi mostrerò chi è agile come il mio gattino. Clover!
La ragazza bionica che vi ho fatto vedere lavora per me, ma non è tutto. Lei ha progettato le trappole di cui è disseminata l'isola. E per farlo ci ha impiegato soltanto una manciata di minuti. Sembra che il mio gattone sia davvero molto affamato oggi. Bravo, Micione! Ehi, è solamente un gatto. È soltanto un feroce gatto carnivoro. Hai ragione, è solamente un gatto. E ai gatti piace giocare, giusto? E con che cosa giocano volentieri? Non so, questo vuole giocare con la mia gola. Sbagliato, con le biglie. Che bravo, continua così, è divertente. Magari avessimo anche noi 9 vite. Dobbiamo rintracciare Jerry. E poi ritrovare Clover prima che sia troppo tardi. Oh, i miei pesciolini sono scappati dalla rete. Catturale. Non sembra molto contenta di rivederci. Non vi lascerò fuggire. Vi conviene arrendervi. Sei tu quella che deve arrendersi. Ora! Questo è un colpo sotto la cintura. Geraldine sta controllando la tua mente. Non è vero, non c'è nessuno che mi controlla, nessuno. Adesso. Questo sì che è un lavoro di squadra. Fidatevi, è molto meglio lavorare da soli. No! Palle fuori. Quello è mio, dove l'hai trovato? Nel tuo armadio, l'ho preso in prestito. Di supporti. Che cos'è questo suono? Che mi succede? Purtroppo ti hanno trasformata in una macchina. No, nell'acqua no! Qui l'antidoto. Bentornata fra noi, Clover. Che cos'era? Uno sciroppo per la tosse? Ha funzionato anche sul gattino. Clover? Jerry, ci aiutate? I numeri non mentono, Clover. Come vedi, la situazione è drammatica. Oh, il mio indice di popolarità è inferiore al tuo. Beh, per forza, non facendo più parte di alcun club, è crollata la tua popolarità. Oh, qualcuno mi dica che è un incubo. Non abbatterti, c'è anche una bella notizia. Sarebbe a dire.
che ti rivogliamo assolutamente nel club di scacchi. Attenzione! A tutti gli iscritti al club, per favore, riprendetemi con voi. Prima stavo solo scherzando. Sono disposta a tutto, persino a scrivere i verbali e pulire le scrivanie. Oh, vi prego! Per favore, fatemi tornare a essere popolare! Oh, vi prego! Accidenti! Ma ci pensate? Clover era la prima negli indici di popolarità della scuola e il giorno dopo... dalle stelle alle stalle. Vorrei sbagliarmi, ma penso che nessuno le chieda più consigli in fatto di moda. E quando cammina nei corridoi della scuola, entra a far parte della massa degli anonimi. È terribile, tutti si sono dimenticati di lei. Sì, va bene, abbiamo capito.